Teramo è tra le quattro città italiane dove sarà celebrata la Giornata Mondiale dell'Alimentazione. La provincia abruzzese, infatti, è stata selezionata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale come sede privilegiata. Le manifestazioni si terranno dal 21 al 24 ottobre prossimi all'interno dell'iniziativa Insieme per lo Sviluppo Sostenibile. Gli incontri si svolgeranno all'Università di Teramo, nella sala ipogea del Comune, al Parco della Scienza e termineranno in cattedrale con una grande messa di ringraziamento officiata dal Vescovo Lorenzo Leuzzi. Questo evento penso che sia collegato anche alla firma della Carta di Teramo che abbiamo avuto lo scorso anno con i rettori africani e un riconoscimento da parte del Presidente del Consiglio della Carta di Teramo come elemento fondamentale per la cooperazione allo sviluppo e per la formazione che coinvolga l'Italia ma anche e soprattutto paesi in via di sviluppo del continente africano. Le parole chiave ovviamente sono sostenibilità alimentare, biodiversità, quindi legare gli alimenti al territorio, però raccontando la valenza scientifica e salutistica degli alimenti legati al territorio, cosa in cui la Facoltà di Bioscienze è punto di riferimento di eccellenza a livello internazionale proprio per la ricerca e la valorizzazione dei prodotti tipici. La sostenibilità alimentare è legata a un concetto sia di produzione che sia rispettoso dell'ambiente ma anche legata all'uomo, alla centralità dell'uomo, quindi la sostenibilità in questo caso è intesa a 360 gradi, ricomprende anche il concetto di resilienza rurale di cui discuteremo proprio la domenica con un convegno organizzato dalla Coldiretti, quindi per i 70 anni della riforma agraria, e in questo contesto ovviamente bisogna valorizzare il produttore, colui che riesce a fare un'agricoltura non di tipo intensivo, che quindi non sfrutta l'ambiente, ma l'agricoltore che è in grado di valorizzare i prodotti tipici del territorio, recuperando anche quelle tradizioni storiche che ben si legano al concetto di salute, si legano al concetto di valenza dell'alimento legato alla scienza, alla produzione, quindi del metodo scientifico applicato all'alimentare per valorizzare la storia, il territorio, le tradizioni e, ripeto, la sostenibilità intesa anche piccole produzioni nelle aree interne, cosa che l'Abruzzo ovviamente è regione, diciamo, che rappresenta questi aspetti in modo esemplare in Italia e direi nel mondo.